paesi o nei quartieri cittadini succede spesso che esistano delle figure che per la loro storicità o per il loro ruolo sono diventate dei veri e propri emblemi sociali, quasi dei sociologi, tra virgolette. Perché? Perché testimoniano l'evoluzione che la società in cui vivono ha conosciuto nel corso dei decenni. Pensiamo per esempio a ciò che hanno rappresentato un tempo il parroco, il maresciallo dei carabinieri oppure il barbiere, e quante storie avranno visto, vissuto, ascoltato. Ma oggi io mi trovo in un locale che tutto questo lo vive tuttora, esattamente come quelle figure lì. Perché fare il pizzaiolo per tanti tanti anni, per decenni, significa avere materiale sufficiente per scrivere una vera e propria enciclopedia umana. E qui a San Giovanni Lupatota, dove mi trovo, Gianni la pizza la fa da qualcosa come 40 anni. Ma quante che ne ho viste passare qua, Gianni? Figurati, come l'acqua nell'Adige che va verso il mare. Quante che ne passate? Famiglie? Famiglie, ragazzi che ho visto crescere, gente dopo genitori, se vuoi nonni, qualche no. Insomma. E sei un po' un testimone della anche del ricambio generazionale che c'è stato? Sì, diciamo di sì, beh. Com'è cambiato il mondo della pizza in tutti questi anni, Gianni? Le cambia, non Dio mio completamente, però si è modificata in base ai tempi e le cambia per forza. Come tutti i settori, penso, non le mie somiglie, non solo le nostre. Come anche nella ristorazione, cambia il modo di cucinare. Tutto. Mio padre ha rappresentato la continuità, la forza e il voler andare avanti sempre e comunque nelle difficoltà e non mollare mai, ecco. Quindi ho preso sicuramente questa virtù dal non mollare nonostante tutte le criticità che ci possono essere in questo lavoro. E questo è il valore più grande secondo te? Secondo me sì, cioè andare avanti sempre comunque, che le cose piano piano insomma si risolvono piuttosto che si cercano nuove idee, nuovi fattori insomma per poterle risolvere. Ma Gianni non è un pizzaiolo qualunque, questo è il suo mestiere, ma lui la sua gente la conosce davvero bene grazie a una delle sue tante passioni, sapete qual è? Da anni, insieme agli amici del Comitato Radici, sempre qui di San Giovanni Lupatota, ricostruisce le discendenze, ovvero compie delle ricerche approfondite per andare a visualizzare le linee di discendenza dei cognomi più diffusi delle famiglie più note di San Giovanni Lupatota. E spesso scopre anche delle sorprese, compresa quella che riguarda lui personalmente, perché Gastaldelli, il suo cognome, deriva da Gastaldo, ha scoperto di avere le sue origini non qui a San Giovanni Lupatota ma a Bergantino, in provincia di Rovigo, e Gastaldo un tempo era l'amministratore di fattoria, quindi lui ha delle origini contadine. E questa è una delle sue passioni, oltre a quella di costruire dei plastici con i trenini elettrici, ma di questo magari ci occuperemo un'altra volta. Ma torniamo alla pizza, che per lui non è soltanto un piatto o una ricetta, è anche un veicolo straordinario di osservazione su come sono mutati i nostri gusti e le nostre abitudini nel corso di diversi decenni. 40 anni fa com'era? È più semplice, più genuina, più naturale. Quanti tipi di pizze si facevano? Al massimo 10-15 pizze. E poi cosa è successo? E dopo che è cominciato uno, l'altro, finché dopo due adeguarsi tutti ai tempi. I clienti sempre più esigenti. Come mai secondo te? È una cosa normale secondo me. Il mondo va così come la moda, una volta si vesteva in un modo, adesso tu vuoi una roba o l'altra. Se continua a cambiare la gente, è giusto. E basta guardare quanti tipi di farina che adesso una volta non era mia, quanti tipi di impasti la gente vuole, e vuole il camut, non glutine, più esigenze, roba da armate quasi. Ma non è che se cambia la farina il lavoro rimane uguale, cambia anche il metodo di lavorazione, sbaglio? Purtroppo è più duro e più lungo anche. È difficile fare di un certo numero di pizze, per esempio. Una volta era un giocare a fare 300-400 pizze, adesso diventa armati, solo a leggere i scontrini che diventa armati. Se uno è a mia buona vista, c'è una cosa diventa armato. Come si affronta questo profondo cambiamento che la pizza ha conosciuto nel corso dei decenni? Abbiamo dovuto adattarci ad inserire ovviamente nuovi prodotti, nuovi tipi di impasti per cercare di accontentare tutte le varie esigenze e preferenze dei clienti, quindi da sia ingredienti sia impasti
e anche abbiamo introdotto un secondo forno per aumentare anche la velocità, che è stato anche questo un fattore che è stato richiesto nel tempo. Una volta si aspettava anche un'ora e mezza tranquillamente la pizza, adesso ovviamente devi essere molto più veloce, ecco, per assicurare un bel servizio. I tempi cambiano, e molto, perché i gusti si affinano, le esigenze aumentano e anche chi fa un mestiere come il suo deve accettare il fatto di mettersi in discussione molto spesso e anche in maniera approfondita, perché ciò che andava bene all'epoca oggi rischia di diventare fortemente anacronistico e quindi anche non competitivo. Ma ci sono alcuni pilastri, alcuni baluardi da cui, secondo Gianni, non si può prescindere. Salute. Se uno fa un buon prodotto, gli venda anche da lontano. Amico clienti che vengono anche dal Trentino. Quando gli vengono sull'autostrada, vengono fuori. O anche personaggi che vengono per mangiare la pizza, vuol dire qualcosa che è di diverso. Certo. Non, la mia è così. Non sforna mia una pizza per 50 anni e aumentando sempre il lavoro. Con il numero di concorrenti, adesso è calato il numero delle pizzerie, ma una volta, 10 anni fa, 15, era il doppio delle pizzerie. Ma basta il nome ad essere bravi? No, il nome te lo fa come un buon prodotto, non lo fa mia la rana, diventa mia così solo quel nome. Qual è la regola alla quale sei più affezionato? Usare sempre prodotti i migliori e non sbagli mai, non guardare il costo. E l'altro pilastro è la famiglia. Gianni ha da sempre insieme a sé la moglie Runa e da qualche anno si è affiancata anche Valentina, una delle sue figlie. Insomma, per loro la pizza è diventata una questione di famiglia. Ma è lì che si intreccia tutta una serie di valori che fanno capire come a traguardi come questi di straordinaria longevità non si arriva per caso o improvvisando, altrimenti non si resisterebbe a delle difficoltà come quelle legate al Covid, che li ha messi duramente alla prova. Adesso tua figlia sta seguendo le tue ordini perché sì. Fa l'imprenditrice della pizza, sì, no? Sì, sì, sì. Cosa si prova in questo? Fa piacere, non tutti i figli seguono le ordini del padre. Però fare la pizza adesso è diverso rispetto a quando cominciamo. Sì, sicuramente. Sì, è cambiato tutto, anche con l'informatica, anche tutto. È cambiato tutto. Una volta il menù era così, adesso il menù è leggibile dal telefonino e tante robe, insomma. È cambiato tanto. Dopo tutti questi anni, no? Guardandoti indietro tutto quello che hai fatto, cosa si prova? No, se tornessi indietro lo farei ancora, perché mi sono anche divertito, dico la verità. Facendo, lavorando, divertendomi, e potuto anche seguire altri hobby anche. Esiste la pizza ottima? Secondo me la mia è una di quelle ottime. Modestamente? Sì, modestamente, sì. Perché? Perché sento la gente, una volta che si lavora forte, è vero che serve anche un bel posto, un bel paese, però insomma, l'insieme delle cose non è mia solo il buon prodotto, devo anche un bel locale, pulito, tenuto bene, personale, servizio, è un insieme delle cose, che un locale lavora di più degli altri. Cosa ti senti di consigliare a tua figlia? Di proseguire così, perché vedo che la va abbastanza bene, anzi mi dà soddisfazione e vedo che le appassiona anche l'era. Speriamo che anche in futuro, anche un nipotino, speriamo che prosegua, visto che la gara Calma Ricca fa stesso lavoro. E conterà ancora il cosiddetto, i vecchi lo chiamavano El Soramanago, ovvero l'abilità dei vecchi. Conterà ancora l'occhio del papà? Conteranno sempre queste cose qua, perché l'occhio, anche se in realtà non fa niente, la produzione viene effettuata dai pizzaioli, però l'occhio del papà che magari vede delle piccole criticità, insomma, quindi può dare un consiglio al momento, è sempre, insomma, ben gradito.